Gianna, ce l'abbiamo fatta! Evviva! Sono molto credibile, vero? Così con un cazzo sulle spalle, sì. Se nello scorso episodio eravamo un attimo smarriti, tanto da interpellare addirittura l'oracolo di Delfi, in questa puntata vi portiamo con noi, chilometro dopo chilometro e pienirli dopo pienirli, Buonissimi, veramente. alla scoperta dell'isola di Lefkada. Avremmo fatto la scelta giusta a scappare dal vento e venire fino qui? Abbiamo deciso di lasciarci le città alle spalle. Allora, proprio Lefkada città la vedremo alla fine, quando usciremo. Ma come diceva la cara Virginia Woolf, non si può pensare bene, amare bene, dormire bene senza aver mangiato bene. E quindi. Andiamo a provare una cosa tipica della Grecia. Fame, fame. 6,50 euro per queste due sberle. Sono belle grandi, eh? Uno dovrebbe essere senza niente. Come senza niente? Tutte le volte che mangio io senza niente. Senza niente, l'altro con la carne. Adesso andiamo a parcheggiarci da qualche parte per mangiare. Vai, senza niente. Tu ce la fai? No. No? Perché non hai Grazie. imparato? Vamos. Io famigliissima, Allora. Direi che abbiamo trovato un buon posticino. Abbiamo la vista sul porto. È giunto il momento dell'impiattamento. Eccolo qua. No, ma questo è il tuo. Ah, no, 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 questo è il mio. Aspetta, vediamo, siamo sicuri. Sì, mi è sembrato che qua ci fosse. Sì. Sì. Eccolo qua. Oh. No, è buonissimo. È buono? Vai. Aspetta. Pensando. Ma quasi di tutto. Ma io, mia madre era senza niente, di pomodoro, formaggio, funghi sicuro. Anzi, buonissimo. Allora, l'impasto, te lo faccio vedere. Sono un po' focaccioso. Buono. Super, super approvati. Buonissimi, veramente. Andiamo, cioppettino. Che sei? Andiamo a fare il bagno. Devo fare il bagnetto. Non scherzare proprio. Dopo tantissimo, tantissimo tempo, finalmente riusciamo a mettere i piedi a mollo. Ti piaceva? Avevi paura? Hai riattivato la Madonna, circolazione. sì, una bella sveglia. Sua grazia, con molta calma, ci onora anche della sua presenza. Non è freddissimo, lo vuoi fare il bagno? Sì. Però mi sto tuffando. C'è lo stalker di sake. Piccolino. Oh, e ora come si fa? Prendiamo anche lui. Ti piace? Tanto perché diciamo l'amico di sake? Perché nel momento esatto in cui sto registrando, sì, siamo arrivati. Io ho sbagliato, mi sono distratto un secondo e in 8 decimi di secondi sake è riuscito a scappare. E nel momento in cui è uscito dal camper Mamma, sono che arrivati ridere. tutti i gatti del Sì, ma paese. racconta perché? Perché Paolo mi ha detto prendi il cibo, prendi il cibo. Quindi io sono uscita col sacco delle crocche, l'ho sventolato, sono arrivati in 45. Lui è andato sotto una macchina. Poi è arrivato un altro gatto ed è scappato. Ciao, piccolino. Poi è salito su un albero, sono riuscito a prendere al volo. Però adesso abbiamo tutti i gatti del quartiere che vengono da noi. Anche perché in questo paesino ci sono solo gatti, cioè non c'è anima viva. Ci sarebbe il campeggio mai chiuso, ci sarebbe un ristorante mai chiuso, ci sarebbe un supermarket mai chiuso, ci sarebbe la spiaggia mai chiusa, pure che c'è niente, boh, finita, siamo noi, abbiamo penso alzato la popolazione in questo Sì, momento. decisamente. E quindi andiamo un po' a vederlo. Alla Allora, scoperta! mentre venivamo qua, comunque gli scorci erano abbastanza gradevoli. Di Nidris abbiamo visto anche il porto, abbiamo visto da lontano le isolette che appartenevano alla famiglia Dionassis. Sono molto credibile, vero? Così con un cazzo sulle spalle, sì. Siamo sull'isola di Lefkada, non vi abbiamo ancora dato il benvenuto da questa zona della Grecia. E perché siamo qua? Perché su quest'isola si può arrivare tranquillamente attraversando solo un ponte. Quindi, dato che noi avevamo voglia di affidarci proprio solo al nostro van e non avevamo intenzione di prendere traghetti o quant'altro, vogliamo camminare con le nostre zampine, abbiamo deciso di venire a Lefkada. Ovviamente qua sta per succedere una lite. Non è mica il caso, sai? È casa sua, noi siamo ospiti.
Praticamente vogliamo fare gli overlander al 100%, usando meno traghetti possibili e andando tutto via terra. È stato un locale molto gentile, comunque dobbiamo dirlo, non sono la popolazione più simpatica trovata finora, però sono cordiali comunque, salutano sempre. I cuccioli, guarda questo piccolino. Forse il locale veniva a portare il cibo a loro. Ciao. Ricordi quando Sacchettino correva così e poi si accasciava e dormiva perché si stancava? Quanti, attenzione! Come si fa? Ma tu li capisci, sai che? Cosa stanno dicendo? Ma guarda quanto corre questo qua. E visto che non fa caldissimo, però siamo al mare, c'è il mare, ci proviamo. Proviamo a fare il bagno. Proveremo oggi, 30 novembre, a fare il bagno. Non lo so come andrà a finire. Allora mi sento molto impavida in questo momento. La ragazza che... non ama della terra dell'universo intero vuole provare a fare il bagno. Sì, scusa, mi hai sfidata, mi hai detto tu non verrai mai. Tra l'altro fa molto ridere che ho dovuto cercare i costumi da bagno perché li avevamo messi dietro nascosti, perché abbiamo detto ma tanto non li usiamo fino a chissà quando. E invece, perché l'ultima volta li abbiamo usati è stato in Senegal quasi un anno fa. Voglio dire una cosa solo alla telecamera, ragazzi, fa un freddo. Non diteglielo, però. Ok, amore, puoi tornare con noi. Dimenticate di togliere la fede, che non si sa mai. Uno, due, è gelato. Porca troia. Ah, vado. Non lo fare! Mi chiede! Muoviti! Ti va bene comunque! Oh, andiamo! Dopo che ti tuffi la prima volta e ti muovi... Fai abitudine! Si può fare! Io mi sono solo tuffato una volta! Abbiamo acceso il boiler perché andiamo subito a farci la doccia calda perché... ma vedi tutto, però non fa caldo! Tocca il cuoricino, senti come batte! Tocca. Ma non tocca. Tun per te. Che pausa, Busyard. Non ci avrei scommesso un euro su di te. Ma l'hai fatto. E quindi cosa ho vinto? Come mai oggi non sei col costumino? Allora, oggi non è giornata per fare il bagno. Siamo venuti, infatti siamo spostati da... la città che non ci ricordiamo prima a Sivota, un borghetto carino. Secondo me l'estate qua è molto molto carino. Adesso è tutto chiuso, funziona niente e ci sono solamente i catamarani qua dietro, tutti belli al porticciolo. E la nostra prossima, non è vero, Sara non è convinta di voler prendere una barca e girare il mondo in barca. E ci facciamo due passini. Mai dire mai. Sicuro, se noi dovessimo andare su una delle due, andremmo su questa un po' più sgarruppata. No, quella lì. Quella? Quella lì che è già proprio... Quella, sì. Manco le porte che si chiudono. Niente, che tra un po' affonda. Ma ciao! Oh, che sei bello! Vieni con noi? Guarda che coda, sei più coda che gatto, Ma e Sara l'abbiamo persa. Ho trovato un nuovo amico, se ne va. Da sola con lui. Una cosa strana è che mentre negli altri borghetti comunque se c'era ad esempio la farmacia ogni tanto la trovavi aperta, erano aperte, no? Qua invece è una città fantasma. Sì, fa proprio impressione. Penso che ci sono... La farmacia è tutta chiusa, nel negozio hanno messo tutte le barche, hanno stivato tutte le cose. Ci sono più gatti che persone in questo paese e non sappiamo, tanto ci stavamo chiedendo prima chi gli dà da mangiare. Vieni qua? Sì, io tutta famiglia, i nipoti. 10 nipoti? No, di più. Di più? 10, 5. 15? 15. Mamma mia. Nipoti. Piccolini e grandi. Che grandi che piccoli. Grazie. Tutto bene? Come stai? Tutto bene, cala, buono. Italiano tutto bene? E greco, cala. Yassas? Yassas, addio. Ah,
Addio! Abbiamo trovato chi dà da mangiare i gatti, eh? Un signore ha 82 anni, non si direbbe, no, vive qui alla sua barchetta che noi vediamo qua davanti. E abbiamo scoperto che qua ci sono pure i lupi. Sì, perché lui aveva una papera, ci ha detto prima erano 3 papere, poi i lupi me le hanno mangiate. Tra l'altro è stato carinissimo perché aveva questi 4 mandarini, mi fa tieni, regalo. Dai, è stato proprio piacevole conoscerlo. Ora, da si vola, dato che non c'è si vota. Si vota? Sì. Da si vota noi ci spostiamo in un'altra città. Allora, se ieri a un certo punto abbiamo dovuto metterci il maglione perché c'era il vento, faceva freddo, stamattina era terribile, non si vedeva niente. C'era un nebbione assurdo lungo tutta la strada. Però per fortuna è uscito il sole e noi all'ombra di un faro, che è qua dietro di noi, stiamo ammirando le scogliere di Lefkada, che sono veramente spettacolari. Non sono così affascinanti come altre scogliere che ne abbiamo visto, come potevano essere ad esempio quelle in Normandia, luoghi dove noi veramente abbiamo lasciato pezzi, frammenti di cuore, però comunque hanno un loro perché. Poi il fatto di essere totalmente da soli, perché non c'è veramente nessuno, e rende questo luogo veramente magico. Tra l'altro, secondo la mitologia greca, Lefkada era conosciuta come Lefkatas Petra, o anche detta la roccia bianca, ed era qui che si credeva che le sirene si rifugiassero e incantassero i marinai con i loro canti melodiosi. Questo anche scappettino, dove andare, scappettino? Fuggi. Allora, pensavamo di non riuscire a vedere nessuna spiaggia da questo lato, perché vedevamo tutte queste scogliere, diciamo, boh, ma non ci sarà mai più, figurati un accesso, no? E invece, tac, guarda dove siamo arrivati! Però prima di andare a vedere, dato che qua sono le 12:48, e noi teniamo fame, parecchia fame, abbiamo preso il pane, abbastanza caro, 1,30 euro per cosa, 400 grammi, normalmente lo pagava la metà. E poi al Lidl abbiamo preso questo, che pare sia un formaggio che va fatto sulla piastra. Che noi non abbiamo. Naturalmente. Quindi, useremo il padellino. Subia si improvvisa, tanto un pancia sempre tutto buono, eh. Torna lui, che questo qui arriva direttamente dalla Macedonia. Noi lo amiamo, cioè proprio buono, sono peperoni, tipo la peperonata, quella la nostra piemontese, ricorda? E quindi ce lo mangiamo così, un pranzettino vista mare. Quanto fa morire che siamo 1, 2, 3, 4 camper, anzi 4 van. Sfrigola. Ora inizia, si sta facendo un po' di crosticina, eh. Sulla piastra sarebbe bello perché poi viene, no, con i segni della piastra ovviamente. Ma non ce l'abbiamo. Guarda che buono, che bontà com'è. Me l'ho dimenticata che picca. Allora, proviamo subito questo. È un gommoso. È tipo un gommosale, vero? Ma di mangiare la seppia? No, il calamaretto. Bravo! La consistenza è proprio quella là. Il calamaro salato, formaggioso. Formaggioso. Buonissimo. Dai, è una roba diversa per noi. Ora, noi andiamo a vedere la spiaggia perché dicono che questa, insieme a un'altra che invece non è facilmente raggiungibile, siano le due spiagge più belle di Lefkada. E ci andiamo con la nostra mascotte preferita. In stagione qua si pagano 15 euro al giorno e invece adesso non chiedono niente, anzi tutti i parcheggi a pagamento sono proprio chiusi. Il Lord? Vieni, Pupino. Ho 19 anni. This is the Italian Greyhound, the piccolo one. È scappato il nostro. Se ve lo stesse chiedendo perché abbiamo solo portato sacchettino e Olimpia l'abbiamo lasciato invece in camper a riposarsi, quando ci sono le onde così, Olimpia impazzisce e vuole entrare e giocare con l'acqua, poi vuole entrare berla e quindi succede poi casini, perché se il cane beve troppa acqua vomita e sta male, e quindi abbiamo deciso lasciamola stare. Guarda, la spiaggia è sparita. Va bene. Ah, salita la marea. La marea alta, quindi mi sa che... Allora, ragazzi, vediamo quello che riusciamo a vedere dalla scaletta. L'acqua adesso è arrivata fin qua, quindi evitiamo. Però domani mattina possiamo venire. Beh, oggi è molto meglio. Il mare là, ieri era qua, quindi riusciamo ad andare a vedere anche quella parte laggiù. Buongiorno, ce l'abbiamo fatta! Evviva! Allora, Paolo non ha voluto venire con me fino al fondo. Io sono convinta che ci sia una grotta,
Adesso andiamo a scoprirla insieme. Dovete sapere che la leggenda narra che Apollo trasformò la poetessa Saffo in pietra dopo che lei scelse di gettarsi in mare dalla disperazione. Ecco perché cercava una grotta. Pare che la sua voce sia ancora trasportata dal vento che soffia su queste scogliere. Dai, è possibile, no? Che lì sotto ci sia qualcosa? Ora mi sbrigo perché sennò fra poco qua la marea non mi permette più di tornare indietro. Stai buona lì? No, forse aveva ragione lui, ma noi non glielo diremo. Dai, bellissimo qua. Oh, ragazzi, torniamo. Torniamo. Oh, fra poco non riesco più a passare. Vabbè, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Amore, c'era una grotta bellissima. Te lo giuro, la vedrei in video. Ci devo credere. Tu non l'hai vista col drone, ma io e i nostri amici telespettatori l'abbiamo vista. C'è un tesoro nascosto. Dai, vado a mettere solo i piedi. Vai, vai, vai. Via su che ti bagni. Capitan Coraggio. Via su che ti bagni. Mi sono marciato i pantaloni. Non è tutto fredda, eh. Andiamo a fare il bagno. Deve andare anche San Tommaso, perché sennò non crede. Il problema non è l'acqua, sono le pietre. Merita, molto bella. Dall'alto pensavamo fosse di sabbia, invece ci sono le pietrine. Tutte pietre maledette, quelle là dure che si infilano, sui piedi fanno male, infilano le ciabatte. Adesso per noi è giunto il momento di andare a vedere l'altra spiaggia che si contende un po' il primato su questo lato dell'isola di Lefkada. Questo era Porto Tsatsiki, non è Porto Tsatsiki, ma è... Katsiki. Porto Katsiki e l'altra dovrebbe chiamarsi la spiaggia di... Ce l'ho qua davanti, Egremni. Non ho commesso nessuna infrazione, ve lo posso garantire. Il problema è che la strada è chiusa da qua in poi, quindi noi abbiamo parcheggiato in quel fazzoletto di terra. Adesso vieni, amore mio. Passando qua sotto possiamo direttamente entrare direttamente per la beach. Andiamo. Sarà 1,1 km di strada e circa 400 scalini, quindi chi siamo noi per non farli, per andare a vedere una delle specie più belle di Lefkada. Le strade in questa parte dell'isola sono molto strette, durante l'estate secondo me è un casino muoversi col camper. Bello, bello, bello qua, bellissimo perché ci sono questi pini e giù c'è il mare, assurdo, cioè c'è un dislivello, saranno 200 metri all'incirca. Adesso dobbiamo fare tutta questa strada qui che è asfaltata perché pare ci sia un bar sotto, qualcosa sì, sì, c'è. C'è un baretto laggiù che ovviamente sarà chiuso oggi. Comunque vi stiamo abituando troppo bene a noi che facciamo trekking, camminiamo, ci inerpichiamo come avevamo fatto tipo in Kosovo. Stiamo abituando troppo bene. Ma quello è stato epico, eh. Comunque è assurdo perché sembra che qualcuno si sia messo lì a pennellare ogni singola onda. Cioè, veramente questi colori sono spettacolari. Ci sta venendo il dubbio che d'estate tutto lì sia aperto e si possa scendere tranquillamente. Portiamo a casa. No, questo qua se mi impunge vado dritta, dritta, dritta. C'è un ospedale qua sull'isola? Sì. Sì? Ma sarà chiuso. Allora, come potete vedere ci stiamo mescolando perfettamente con la flora e la fauna soprattutto. Non c'è nessun altro se non quel ragno gigantesco, terribile, non riesco neanche a guardarlo. E presumiamo ci siano un sacco di caprette là sotto perché... ci sono tanti segni per la strada. Allora, abbiamo finito quel 1,2 km di asfalto, di tornanti, e qui inizia effettivamente la scalinata. La stavamo dando un po' per dispersa perché non appariva. Adesso ve li conto, ve li conto. Comunque abbiamo capito perché non c'è un par Fortnite. La strada è veramente ripida e tra l'altro con un camper potreste avere difficoltà poi a risalire. Comunque è molto bella questa scalinata. Quella spiaggia è lì dietro. Già da qui sembra meritare parecchio. Quanti sono, Sara? Ho perso il numero. Non ricordo più. Non ricordo più. Ma no, andiamo giù. Poi torniamo su e li contiamo. Alla fine ve lo diciamo, dai. Mi sono emozionata, era troppo bello. Poi mi hai chiesto e mi è scappato il numero. Non lo so. Forse 39, non lo so. Tra l'altro una volta erano così, ma hanno dovuto rivestirli perché continua a cadere sassi ovunque e tra l'altro si rischia di
farsi male. Infatti ho messo una rete di protezione. Dal punto in cui mi ero scordata all'ultimo scalino di questi qui, io ne ho contati 356. Supponendo che lassù fossero una quarantina, fa 400. E dai ragazzi, 400 scalini, no? Via, ma ci abbiamo messo 3 minuti a scendere, forse 4 minuti, un minuto a centinaio. Cioè, comunque è uno spettacolo, questa fatica è ampiamente ripagata. L'hai vista da dietro la scala? Ah, che bella! A questo giro non proveremo l'acqua perché si è messo le scarpe, perché se fossimo venuti in ciabatte sarebbe stata veramente dura. Però è uno spettacolo, eh. Sì, sì, assolutamente, bellissimo. Se dovete venire, attrezzatevi, zainetto, scarpette, portatevi spicci, il pranzo e via. Tra l'altro, mentre camminavo ci siamo accorti che questa qui è tutta l'antica scala, che si vede che è venuto giù tutto e c'è più niente. Qua è bellissimo, io ho timore che nel tempo continuino a crollare sia alberi che rocce, perché laggiù ci sono 3-4 alberi, non è che sono caduti da tanto, Quindi speriamo che si mantenga questo lato dell'isola. Senza quella scala non puoi venire qua? Eh no. Devi venire via barca? Sì. Eccola qua, tutta la vecchia scala che attraversa... Va qua. Ah, qua, continua qui. Continua. Sì, continua lì. Sono sceso un attimo perché queste sono tutte le scarpe che ha perso la gente. Una marea. Guardate quante sandali, ciabatte. Strana sta cosa. Anche laggiù ce ne sono altre. Bellissimo. All'inizio di questo video avevamo detto che avremmo lasciato la città più grande dell'isola per ultima. Esatto, siccome i nostri giorni qui sull'isola di Leccada appunto stanno per terminare, domani probabilmente per via del meteo ritorneremo insomma di là. Quindi andiamo a vedere questa città, cittadona, cittadina. Sì, cittadina, che sembra un po' la Venezia di Leccada, no? Perché tanto ormai va di moda dire la Venezia di qualsiasi angolo del mondo. E quindi andiamo un po' a scoprirla. Allora, la prima cosa carina è che c'è questo lungo mare, fiume, non so se quello è mare. Può essere, là c'è un ponte, quindi non lo so. Comunque questo lungo, chiamiamolo lungomare. Mare. No, perché sia mare sì, però non so se qui è fiume. No, perché è aperto, guarda. È aperto, c'è il ponte. Quindi anche questo, un lungomare a due mari. Sì, infatti laggiù c'è il ponte da dove entra il mare. È il ponte che stiamo attraversando. Carina Lefkada, c'è questa viuzza centrale, non è Lefkada, Lefkada è l'isola, Leucade, il paese. È tutto chiuso di nuovo, non c'è niente, non c'è nulla, non possiamo parlare, non possiamo mangiare, non possiamo fare niente. Però ci sono queste casettine colorate, tutte fatte un po' in metallo, no? Che ricordano un po' dei prefabbricati, se vogliamo. Oh, pittoresche. Che carine. Questo è sake, se fosse nato in Siberia. Il porto di Lefkada è una cosa folle di catamarani. Qua ne vedi uno qua davanti, ma laggiù è pieno di catamarani. Ma tu mi stai portando su tutti questi porti perché mi vuoi convincere a fare un giro poi in barcavela? Cioè vuoi lasciare il van? Prendere il catamarano quello lì. Possiamo scegliere tra bar, caffè, pirati. A me piace tantissimo, cioè mi ci metterei anche sai con la benda, così mi piacerebbe un sacco. Oppure questa qua. Troppo Questa. piccola. Quella. Forse un po' troppo. Cioè, questo qui è il 5,40, abbiamo 5 metri dei camper van, quello è il 18 metri. È enorme. Vedere che Paolo cammina e io lo fa fermo, guarda lì cosa c'è qua. Abbiamo scoperto una cosa importante, Babbo Natale, anche lui viene qui. Attenzione, si parcheggia in libera, furbino. Mentre la città di Leucada si trova sul versante est, noi siamo venuti di nuovo, abbiamo fatto una scappatina. Di un quarto d'ora indietro perché potrebbe essere l'unica volta, l'ultima, anzi l'ultima possibilità che abbiamo per vedere il tramonto. Ce la fai? Grazie. Con un tramonto davanti a noi abbiamo deciso di dare la nostra interpretazione, non troppo mitologica, ma un po' più culinaria di quest'isola. Così come addentando un pinirli dalla crosta si arriva ad un cuore pieno di sapori, solo percorrendo le strade di Lefkada, parlando con la sua gente e arrivando nei luoghi più remoti, si scopre la sua vera essenza. E in fin dei conti, anche la sua forma ricorda un po' uno di quei deliziosi pinirli.